Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Lecce News 24. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 18.30 di ieri, presso il Verdaglia di Villa Convento, una cerimonia si è conclusa con una rissa. Pare sia stato uno scambio poco gentile di battute l'inizio di quello che poi si è trasformato in una rissa tra persone appartenenti a famiglie diverse. Non si conoscono ancora i contorni della vicenda, ma quanto si apprende sembra che uno dei presenti sia intervenuto brandendo addirittura una pistola. Da qui è scattato il panico e alcuni presenti hanno allertato i carabinieri, che poco dopo sono giunti sul posto. All'arrivo dei militari però l'uomo armato di pistola si era già dileguato. Sono partite così le indagini e gli uomini dell'arma hanno ascoltato i testimoni per cercare di dare un'identità alla persona armata. Voltiamo pagina e parliamo del caso dei lavoratori della Securpor Security: stipendi non pagati, turni di lavoro estenuanti e l'ombra del licenziamento. La situazione sta diventando giorno dopo giorno sempre più insostenibile, dato che le 27 guardie giurate assorbite dall'istituto di vigilanza che gestisce l'appalto ASL su vari presidi, quale ospedale Vito Fazzi, SERT e portinerie, a circa 4 mesi dall'ultima protesta sono tornate a farsi sentire e a gridare tutto il loro malcontento ai piedi della prefettura di Lecce. La loro rabbia è indirizzata verso i vertici dell'azienda che, come fanno sapere i dipendenti, nonostante riceva il denaro necessario dalla ASL, è in ritardo con i pagamenti degli ultimi stipendi, si va dai 2 ai 4 mesi e qualcuno non ha ricevuto nemmeno la tredicesima. Concludiamo il nostro telegiornale come sempre con lo sport. Si sa, il futuro del Lecce Calcio è ancora incerto dopo l'addio il 30 giugno dei Tesoro. L'unico a farsi sentire è il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ma la trattativa è naufragata. Si parla anche di cordate non salentine interessate, dell'ex presidente del Gallipoli, Barba, disposto a far parte di un gruppo di imprenditori pronti a rilevare il club, e dell'ex direttore sportivo, Pantaleo Corvino. Le voci sono tante, ma al momento non c'è nulla di tangibile. Intanto nel fine settimana le formazioni giovanili salentine sono state impegnate nelle fasi ad eliminazione diretta dei rispettivi tornei. La Berretti negli ottavi ha pareggiato 0-0 in casa della Lucchese, colpaccio della formazione allievi nazionali che si è imposta per 1-0 in trasferta a Monza, mentre devono dire addio alla competizione i giovanissimi nazionali che sono sconfitti dai pari età della Fiorentina. Prima di salutarvi vi ricordiamo che tutte le notizie e gli approfondimenti sono disponibili su leccenews24.it, disponibile anche in versione mobile. Arrivederci.